Per me MyCibo è stata un'esperienza nuova, nel senso che non ho mai avuto un tavolo di confronto con altre persone che avessero interesse a lavorare o a sperimentarsi in un ambiente legato più che altro alla sovranità alimentare. Per me MyCibo è stata un'esperienza per pensare, per responsabilizzarmi. È stata molto, molto formativa, un grandissimo momento di riflessione sulle tematiche della sostenibilità, cosa vuol dire, come metterle in pratica. È un grande momento di condivisione con gente che la pensa come me. Sostenibilità, autoproduzione, chi più ne ha più ne metta, è un modo per pensare e progettare un futuro. Per me MyCibo è stato una magia. Per me MyCibo è stato una sinergia genuina di spontaneità giovanile. Mi ha fatto capire che è possibile un'alternativa a quello che è un po' la negatività che ci circonda. Per me MyCibo è stata un'occasione per confrontarmi, conoscere altre persone che si occupano di sovranità alimentare, di vita in campagna. Spero che questo ci porti a qualcosa di concreto, fare cose insieme. Abbiamo potuto essere noi stessi e dare il meglio di noi in questa maniera. Non capita spesso. È stato un bel modo, un bel momento per scambiarsi delle idee, delle opinioni, dei pensieri. Con persone di estrazione diversa, con cultura diversa, con idee diverse anche, sul proprio modo di affrontare queste problematiche e sul modo in cui svilupparle. Spero che questi sogni un giorno si realizzeranno per tutti noi che abbiamo partecipato e chissà anche per altri che potranno partecipare in futuro, spero. Che si possa fare, possa trasformare questa realtà, questo smog, in qualcosa di più verde, più positivo.